Mamma! Perché mi hai fatto il vestito così lungo, mamma? Compri 14 anni oggi. Avessi saputo che me lo facevi così lungo, preferivo non compierlo. Thank you.
E tu dove vai? A spasso. Ma è buio! Hai già fatto i conti? E non si può andare a spasso col buio. America centrale, Luigi 15, e Santa Versi di Omero, sette quartiere. Ma andiamo i conti. Se almeno il tema di latino non fosse per domani. Oh, non si può pensare a niente che non ci sia di mezzo un compito da fare. Ciao ragazzi, vado a casa. Addio! Buonanotte. Buonanotte, meglio. Sogni d'oro. Quel che vorrei sapere, perché siamo al mondo? Io preferirei essere un cavallo da tiro piuttosto che andare a scuola. Ma chi? Ma perché andiamo a scuola? Andiamo a scuola? Perché ci possono interrogare. E perché ci devono interrogare? Per poterci bocciare. Bisogna bocciarne 7 perché l'aula più di 60 non ne tiene. È da Natale che mi sento così strano. Se non fosse per mio padre posso crepare che non farei subito fagotto per tornarmene ad Arto, a casa mia. Parliamo d'altro. Sì. Oh! Lo hai visto quel gatto nero con la coda dritta? Sei superstizioso. Non lo so neanch'io. È venuto di là. Non vuol dire niente. Religione e superstizione. Secondo me sono come scille e cariche. Sfuggi una e cadi nell'altra. Arrampichiamoci sul faccio. Il vento caldo del sud spazza i monti. Adesso mi piacerebbe essere una giovane nymfa, lassù nel bosco, che per tutta la notte si lascia dondolare e cullare sulle cime più alte. Dai, togliti la giacca, vecchio! Via, via. Questo caldo. Si sta facendo un buio del diavolo. Non si vede un palmo da naso. Melky? Dove sei? Melky? Dai, Melky! Melchior? Melky? Melchior! Ehi! Sei una bestia, sei! Hai fatto morire la paura! Senti, Melky, ma non credi anche tu che il senso del pudore nell'uomo è soltanto il frutto della sua educazione? Ci pensavo proprio l'altro ieri. A me sembra profondamente radicato nella natura umana. Prova un po' a pensare di doverti spogliare nudo di fronte al tuo migliore amico. Tu non lo fai se non lo fa anche lui. Però forse è anche una questione di moda. Io ho già pensato che se avrò dei figli maschi e femmine, li farò dormire fin da piccoli nella stessa stanza. Possibilmente nello stesso letto. Al mattino e alla sera si aiuteranno a vestirsi e a spogliarsi. E durante il giorno, nelle stagioni calde, maschi e femmine non porteranno altro che una tunica bianca di lana stretta in vita da una cintura di cuoio. Io dico che se crescono così dovrebbero sentirsi più sereni di come siamo noi di solito. Ne sono convinto anch'io, Moritz. La questione è, e se le ragazze fanno figli? Come? Fanno figli? Senti, io credo che in queste cose giochi un certo istinto. Per esempio, io credo che se si prendono un gatto e una gatta e si rinchiudono fin da piccoli, tenendoli lontani da qualsiasi contatto con il mondo esterno. Cioè, si lasciano vivere del loro istinto. Io credo che prima o poi la gatta resta incinta. Anche se né lei né il gatto hanno mai visto nessuno che gli abbia dato l'esempio. Beh, certo, nelle bestie queste cose succedono da sé. E negli uomini a maggior ragione. Credo.
Scusa, Moritz, tu metti a dormire i tuoi figli, maschi e femmine, tutti insieme nello stesso letto. Sì. Il giorno in cui improvvisamente ai maschi vengono i primi stimoli, sono pronto a scommettere con chiunque. Può darsi che su questo punto tu abbia ragione. Però... E lo stesso succederebbe alle tue ragazze ad una certa età. Oddio. Per le ragazze che sia proprio, proprio lo stesso... Insomma, lì non si può dire come avviene esattamente. Ma è probabile che... E poi non si può trascurare il fattore curiosità. A proposito, ho una domanda. Sì? Però mi rispondi. Certo. Davvero? Parola. Allora, Moritz, hai già fatto il tema? Insomma, parla senza peli sulla lingua, qui nessuno ci serve. Naturalmente i miei figli dovranno lavorare. In casa o in giardino. O giocare a giochi che richiedono un certo sforzo fisico. Come andare a cavallo, arrampicarsi, fare ginnastica. Ho, ho, ho. E soprattutto non dormire sul morbido come dormiamo noi. Noi siamo dei terribili rammolliti. Io credo che se si dorme sul duro non si sogna. Io da oggi fino a dopo la vendemmia dormirò soltanto sulla macca. Il letto l'ho messo dietro la stufa, una branda pieghevole. L'inverno scorso, una volta, ho sognato che avevo picchiato il nostro cane. Ma tanto e tanto che non riusciva più a muoversi. È stato il sogno più spaventoso che abbia mai fatto. Perché mi guardi così? Li hai già avuti? Cosa? Come che li hai chiamati? Gli stimoli. Accidenti, altro che. Anch'io. Ma per me è una cosa vecchia. È già quasi un anno. È stato come essere colpito da un fulmine. Stavi sognando? Un lampo, gambe, maglia azzurra. Salivano sulla cattedra. A dire il vero, credo che volessero scavalcarla. Ma le ho appena intraviste. Georg ha sognato sua madre. Te l'ha detto lui! Eravamo sul ponte dell'impiccato. Sapessi quel che non ho passato dopo quella notte. Rimorsi. Rimorsi? Paura di morire! Dio mio! Mi sono sentito spacciato. Ho pensato... Ho una lesione interna. Mi sono calmato solo quando ho cominciato a buttar giù le mie memorie. Sì, amico mio, queste ultime 3 settimane per me sono state un calvario. Io più o meno me l'aspettavo. Ho provato un po' di vergogna, ma tutto qui. Sì che è quasi un anno in meno di me. Non ti preoccupare, Moritz. Per quel che ne so io, non esiste un'età precisa per la prima apparizione di questi fenomeni. Conosci Andermeyer, un corona grande, grosso, con i capelli biondastri e naso aquilino. 3 anni ha più di me. È in Cerrillo. Dice che sogna soltanto torte e marmellate di albicocche. Dai, ma fammi un piacere. Su. Come fa a sapere da Cerrillo? Gliel'ha chiesto. Gliel'ha chiesto. Io non avrei mai avuto il coraggio di chiederlo a nessuno. Però me l'hai chiesto. Già è vero. Però è proprio un bello scherzo che ci fanno. E dobbiamo mostrarci anche riconoscenti. Io non ricordo di aver mai avuto voglia di questo genere di eccitamenti. Perché non mi hanno lasciato dormire in pace finché tutto non fosse passato? I miei genitori potevano avere 100 figli migliori di me. Invece sono arrivato io. E non so in che modo. E devo sentirmi responsabile di non essere rimasto là dov'ero. Ma Melchi, non ti sei chiesto anche tu in che modo siamo finiti dentro questo tubile? Come? Non lo sai? E come fate a saperlo? Io vedo come fanno le galline a fare le uova. Sento dire che la mamma mi ha trovato sotto il cavolo. Ti sembra che basti? Io so solo che non riesco a parlare con una ragazza senza che mi vengano dei pensieri abominevoli. Però te lo giuro, Melchi, il perché io non lo so. Ti dico tutto io. Sono cose che ho letto in parte sui libri e visto nelle illustrazioni e anche osservate in natura. Ti dirò una cosa che ti stupirà molto. A un certo punto
diventato ateo. Sono cose che ho già detto anche a Georg. Lui voleva dirgli la Enchen, ma Enchen sapeva già tutto fin da piccolo dalla sua governante. Io ho fatto passare il dizionario dalla A alla Z. Parole. Nient'altro che parole. Non una spiegazione bella e chiara. Questa paura di dire le cose. A che ci serve un dizionario se non ci dice niente sul quesito fondamentale della vita? Senti, tu hai mai visto due cani corrersi dietro per la strada? Meglio che non me lo dici per oggi, mai. Io ho ancora da fare l'America centrale, Luigi XV, 60 versi di Omero, le sette equazioni. E il tema di latino. Se no domani faccio chiasso un'altra volta. No, no, se voglio studiare con un po' di profitto, io devo essere ottuso come un bue. Ma vieni a casa mia. In tre quarti d'ora faccio Omero le equazioni e i temi di latino. Nel tuo ci metto un paio di strafalcioni, no, qui la faccenda è sistemata. Mia madre ci prepara una limonata e così possiamo discutere tranquillamente della procreazione. Non posso. Non posso discutere tranquillamente della procreazione. Ah, vuoi farmi un piacere? Mettimi per iscritto tutto quello che sai. Poche parole, possibilmente, ma chiare. E domattina, durante l'ora di ginnastica, ficca fuori in mezzo ai libri. Io me li porto a casa senza sapere se c'è o non c'è. E poi, quando meno ci penso, me lo trovo lì davanti e non potrò fare a meno che dargli un'occhiata distrattamente. Se lo ritieni necessario, puoi anche fare dei disegnini a mano. Sei peggio di una bambina. Comunque va bene, come vuoi. Per me è un lavoro molto interessante. Ah, una cosa, amore. Sì? Tu hai mai visto una ragazza? Sì. Ma tutta? Completamente. Anch'io, sai. Allora i disegni non occorrono. Alla fiera c'era un baraccone. Museo anatomico. Se mi pescavano mi espellevano dalla scuola. Bella come la luce del sole. È così naturale. L'estate scorsa ero a Francoforte con mia madre. Moritz, dove va? Fai i compiti, buonanotte. Ciao. Una volta sulla strada un ragazzo un giorno trovò. Era maggio, c'era il sole e la rosa guarda si fermò. Si fermò. Rinfacciare a tua madre. Hai idea di cosa intendeva dire la tua pantera? Io no. E tu, Bella? Io gliel'avrei chiesto. Ero lì per terra che
rimane fuori. Il sacco me lo legano qui sotto il mento. E poi ti picchiano. Oh, non sempre. Solo in casi speciali. Con che cosa ti picchiano, Marta? No. Vabbè, beh. Con quello che dà. Anche tua madre pensa che non sia bene mangiare un pezzo di pane a letto. No, no. Io penso che un po' ci provano gusto, anche se non lo dicono. Quando un giorno avrò dei bambini, li lascerò venire su come le erbacce del nostro giardino! Nessuno se ne occupa e loro crescono così alte, vinte! Mentre le rose nelle aiuole sono più pallide e stente ogni estate che passo. Quando avrò dei bambini, li vestirò tutti di rosa. Cappellini rosa, abitini rosa, scarpette rosa. Solo le calze. Le calze nere, come la notte. E poi quando vado a passeggio me li faccio manacciare tutti davanti a me. E tu, Bella? E chi ve lo dice che ne avrete? E perché non dovremmo averne? Mia zia Femmia non ne ha. E che oca, perché non è sposata? Mia zia Paola si è sposata 3 volte e non ne ha neanche uno. Tu cosa preferiresti, Bella? Maschi o femmine? Maschi, maschi. Maschi, io, maschi. Le femmine sono noiose. Se non fosse già una femmina, certamente non sceglierei di diventare. Secondo me è una questione di gusti, Marta. Io sono ben contenta di essere una ragazza, credimi, non mi scambierei col figlio di un re. Però anch'io vorrei soltanto maschi. Ha una bellissima testa. Mi ricorda Alessandro da giovane alla scuola di Aristotele. Oh mio Dio, la storia greca. Io mi ricordo soltanto che c'era Socrate in una botte e Alessandro gli vendeva l'ombra dell'asino. Dicono che sia il pezzo della classe. Il professor Nobel dice che se volesse potrebbe essere il primo. Ha una bellissima fronte. Però il suo amico ha uno sguardo più spirituale. Mike Stephen! Quello sì che è un poltrone. Io con lui mi trovo bene. È uno che ti fa fare figura ovunque lo incontri. Pensa, Bella, l'altra sera eravamo alla festa di Rio e lui mi ha offerto dei cioccolatini. Erano tutti caldi e mollicci. Ma questa è... Ha detto che se li ha tenuti per troppo tempo in casa. Pensa, Becky Gabon una volta mi ha detto che non prende più. Mi sento così strano, la terra mi gira tutta.
Melfi, Melfi, sapessi quel che non ho passato. Congratulazioni, Moritz. Ringrazio il cielo per come ti è andata. Tu non lo sai, Alice, tu non te lo immagini neanche cosa significa per me. 3 settimane che tengo d'occhio quella porta. E sto lì come sull'orlo dell'inferno. E stamattina cosa vedo? Che sono accostata. Credo che se anche mi avessero offerto 1 milione, niente avrebbe potuto fermarmi. Io, mentre ero in mezzo alla sala, apro il registro, lo sfoglio, trovo. Per tutto quel tempo mi vengono i brividi. E per tutto quel tempo? Per tutto quel tempo la porta aperta dietro di me, spalancata. Come ho fatto riuscire a scendere le scale ancora, non lo so. Otto Röbel, promosso anche lui. Ma certo, Alcin, certo! Otto Röbel, promosso anche lui! Allora non devi aver letto bene, perché fatto il banco degli asini con te, Röbel, la classe di 61, e la di sopra, più di 60, non ne contiene. Invece ho visto proprio benissimo. Otto Röbel, promosso anche lui, tutte e due in via provvisoria. Poi alla fine del primo trimestre si vedrà chi dei due dovrà lasciare il posto all'altro. Povero Röbel. Lo sai, cielo, ormai per me sono tranquillo. Scommetto 5 marchi che sarai tu a sfoggiare. Se non hai un soldo, non voglio interromperlo. Oh, esce Dio, vedrai come scoperò da oggi in poi, eh? Ormai posso tutto. Che ci crediate o meno? Ormai per me fa lo stesso. Io lo so che è vero. Se non fossi stato promosso, mi sarei sparato. Ah, ma avrei voluto vederti con la pistola in mano. Scommetto uno schiaffo che non è vero. Andiamo, Moritz. Andiamo alla casa del guardia posto. Ma tu credi a questo affronto? E a te che importa? Lasciami dire. Andiamo via, fuori città. Io non riesco a capire, esimio collega. È vero, come il migliore dei miei allievi possa essere attratto dal peggiore di tutti. Nemmeno io. Caro collega. Sono 3 ore che giro il bosco in lungo e in largo senza incontrare un'anima. Ed ecco che a un tratto da dove è più fitto mi viene incontro proprio tu. Sì, sono io. Se non ti conoscessi come Vendla Bergman, ti prenderei per una ninfa caduta da un'anima. No, no, sono Vendla Bergman. Stavo seguendo i miei pensieri. Io cerco la spermola. La mamma vuole fare l'infuso.
Doveva venire anche lei, ma poi all'ultimo momento è arrivata mia zia Bauer, che cammina poco e salita. Così sono venuta da sola. E l'hai trovata la posterra? Al cesto pieno. Là dietro i faggi ce n'è tanta, fitta, come il trifoglio. Adesso stavo cercando di uscire dal bosco. Ho l'impressione di essermi persa. Sai dimmi che ora è? Le 3:30 appena suonate. Perché ora ti aspetta? Credevo fosse più tardi. Mi sono sdraiata sul muschio in riva all'uscello e per un bel po' di tempo me ne sono stata lì a sognare. Il tempo mi è passato così in fretta, ho avuto paura che fosse quasi sera. Se a casa non ti aspettano ancora, possiamo stare qui ancora un po'. Là, sotto quella quercia, è il mio posto preferito. Si piega la testa indietro, appoggiandola al tronco, e attraverso i rami si guarda il cielo. Si resta come ipnotizzati. La terra è ancora calda di sopra. È da un po' di tempo, Vendla, che volevo chiederti una cosa. Prima delle 5 però devo essere a casa. Poi ce ne andiamo insieme. Io ti porto il cesto così che in 5 minuti siamo al ponte. Quando ci si mette qui, sdraiati con la testa tra le mani, vengono dei pensieri incredibili. Cos'è che volevi chiedermi, Melchio? Ho sentito dire, Vendla, che vai spesso a trovare i poveri. Gli porti da mangiare, vestiti e anche soldi. Lo fai di tua spontanea iniziativa o ti ci manda tua madre? Di solito mi ci manda mia madre. Sono famiglie povere, di operai, un sacco di figli. Spesso l'uomo non lavora, allora hanno freddo, fame, e noi abbiamo negli armadi e nelle cassapanche da chissà quanto tempo un sacco di roba che non usiamo più. Ma perché me lo chiedi? Ma quando tua madre ti manda, ci vai volentieri o no? Molto volentieri, ma sono cose da chiedere. Ma quei bambini sono tutti sporchi. Le donne malate. E le case piene di sporcizia. E gli uomini ti odiano perché tu non lavori. Non è vero, Melchio. Anche fosse vero, ci andrei lo stesso, a maggior ragione. E perché a maggior ragione, Vendla? Ci andrei a maggior ragione. Sarebbe per me una felicità ancora più grande poterli aiutare. Ma insomma, tu vai dai poveri perché ti fa piacere. Io vado da loro perché sono poveri. Ma se non ti facesse piacere, non ci andresti, eh? E colpa mia se mi fa piacere! E per questo tu andrai in paradiso. Allora è proprio vero, tizio, che da un mese non mi dà pace. Ma che colpa ha l'avaro se non ha piacere ad andare a trovare bambini sporchi e malati? A te farebbe sicuramente un piacere infinito. Eppure lui sarà dannato per l'eternità. Voglio scrivere un saggio. Mandarlo al pastore Carbauk. Lo spunto me lo dà lui. Che non fa che blaterare della gioia che dà il sacrificio. E se non mi sa rispondere, non vado più al catechismo e non faccio la presa. Perché vuoi dare questo dispiacere ai tuoi genitori? Ma falla la cresima, cosa ti costa? Se non fosse per quegli orribili abiti bianchi che ci fanno mettere, la si farebbe anche volentieri. Lo spirito di sacrificio non esiste. Non esiste il disinteresse. Io vedo i buoni felici del loro buon cuore. Vedi i cattivi invece vivere male, tormentarsi. E poi vedo te, Vendla Bergman, scuotere i capelli e ridere. Tutto questo mi rende triste come un esiliato. Cos'è che stavi sognando prima? Sdraiato in riva allo scenario. Sciocchezze. Stupido.
stupidaggini. A occhi aperti. Sognavo che ero una bambina povera, una povera mendicante, e che ogni mattina alle 5 mi buttavano in strada per chiedere l'elemosina per tutta la giornata, sotto la pioggia, nella tempesta. E la gente era cattiva e dura di cuore. E la sera tornavo a casa, tremante di fame e di freddo. E siccome i soldi che portavo erano pochi, meno di quanti mio padre ne voleva, mi picchiavano. Mi picchiavano. Ho capito, Bella, ho capito. Puoi ringraziare quelle stupide fiabe che si raccontano ai bambini. Credi a me, gente così crudele non esiste più. Ti sbagli, Mac, non esiste ancora. Marta Bess non fa stasera che non la picchino, tanto che il giorno dopo le si vedono ancora i libri. Sento di fuoco quando me lo racconta. Mi fa una pena. E quando ci penso di notte mi metto a piangere contro il cuscino. Sono mesi e mesi che cerco di pensare a cosa si potrebbe fare per aiutarla. Io sarei felice di prendere il suo posto. Per una settimana. Bisognerebbe denunciare sua madre. Così gliela porterebbero via. Neanche una volta. Non riesco neanche a immaginare che effetto faccia essere picchiati. Ho anche provato a picchiarmi da sola per vedere che cosa si trova. Deve essere una sensazione terribile. Io non credo che serva a migliorare un figlio. Che cosa? Picchiarlo. Con questo ramo, per esempio. È sottile. Flessibile come una frusta. Quello fa sanguinare. Non mi picchieresti una volta con questo? Picchiare chi? Me. Ma cosa ti serve in mente, Bella? Che cosa c'è? Oh, sta tranquilla, io non ti picchio certo. E se io te lo permetto? Mai, bambina. Se io ti prego, Mac. Ma dico, sei matta! Non sono mai stata picchiata in vita mia! Se preghi per cose del genere... Ti prego, ti prego! Ti insegno io a pregare. Oddio, non sento proprio il bel miele. Sfidono con tutte queste sottane! Allora, frustami sulle gambe! Bella. Ma sono carezze! Carezze! Aspetta un momento, stretta! Ti tolgo io il diavolo di dosso! No!
Adesso sono di nuovo bello e sveglio. Soltanto un po' agitato. Durante l'ora di greco ho dormito. Come Polifemo ubriaco. Strano che il vecchio Zugeslag non mi abbia tirato l'orecchio. Stamattina non sono arrivato in ritardo per un pezzo. Il mio primo pensiero, appena sveglio, sono stati i verbi in me. Accidenti al diavolo. Durante la colazione, per tutta la strada, non ho fatto altro che coniugare verbi che la testa mi girava come una trottola. Poco dopo le tre, devo essermi addormentato. La penna mi ha fatto un'altra macchia sul libro. Quando mi sono svegliato, la lampada fumava e sui cespugli di lilla sotto la finestra i merli fischiavano così felici. Mi ha preso una malinconia indescrivibile. Così mi sono abbottonato il colletto, mi sono dato una spazzolata ai capelli. Che sensazione si prova quando si è riusciti a vincere la propria natura. Vuoi che ti faccia una sigaretta? No, grazie, non ho voglia di fumare. Poter continuare così. Io voglio studiare, studiare per farmi uscire gli occhi dalla testa. Rebbe dalla fine delle vacanze è risposto male per 6 volte. 3 volte in greco. 2 con Nockenbrück. È l'ultima volta in storia della letteratura. Io in questa malaugurata situazione mi ci sono trovato soltanto 5 volte. Madonna, quanti non ha carra più. Rebbe non si spara. Rebbe non ha dei genitori che gli abbiano sacrificato tutto. Lui può fare quello che vuole, cowboy, marinaio, carriera militare. Se vengo bocciato io, mio padre mi viene un colpo e mia madre finisce in manicomio. No, 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 non posso permettermelo. La vita è di una volgarità inimmaginabile. Avrei quasi voglia di impiccarmi a un ramo. Ma dov'è mia madre? Perché non ci porta il treno? Senti. Senti fuori le foglie, come bisbigliano. Mi sembra di sentire mia nonna, quando mi raccontava la storia della regina senza testa. Era una regina meravigliosa, bella come il sole, più bella di tutte le ragazze del reame. Solo che purtroppo era venuta al mondo senza la testa. E non poteva né mangiare né bere, non poteva né vedere né sorridere, neanche baciare. Riusciva a farsi capire dalla corte solo con la sua piccola morbida mano. Graziosi piedini, batteva dichiarazioni di guerra e di condanne a morte. Finché un bel giorno fu sconfitta da un re. E guarda caso, aveva 2 teste che non facevano che litigare e prendersi per i capelli tutto l'anno. E una delle 2 teste non lasciava mai parlare l'altra. E passi corte, prese allora la più piccola delle 2 e la ficcò della regina. E guarda un po', le stava pennello. Poi risposò la regina e le 2 teste non solo non si presero più per i capelli, ma si baciavano continuamente sulla fronte, sulle guance, sulle labbra. Quando vedo una bella ragazza, io la vedo senza testa.
E anch'io mi sento improvvisamente una regina senza testa. Chissà che un giorno non ne mettano una anche a me. Ecco ragazzi, servitevi. Buonasera Moritz, come sta? Bene, grazie, signora Gabor. Però non ha una bella gira, non si sente bene. Niente, è un po' di sera che vado a letto un po' tardi. Pensa, mamma, è stato su tutta notte a studiare. Ah, non deve far così, caro Moritz, deve riguardarsi. Stare attento alla salute, la scuola non gliela ridà una volta persa. Camminare e stare molto all'aria aperta, questo alla sua età vale di più che saper scrivere in latino. Ha ragione, farò delle passeggiate. Si può studiare anche camminando. E io che non ci avevo mai pensato. Certo che i compiti scritti vanno pur sempre fatti a casa. Ma gli scritti puoi farli qui da me, così è più facile per tutti e due. Ti ricordi, mamma, che Max von Trenck era a letto malato con il tifo? Oggi a mezzogiorno Eschen si reca dal rettore per comunicargli che era appena morto, proprio sotto i suoi occhi. Ah sì, fa il rettore. Tu non hai 2 giorni di castigo da scontare dalla settimana scorsa. Vai subito dal bidello e vedi di sistemare questa faccenda una volta per sempre. Tutta la classe prenderà parte al funerale. Eschen è rimasto di sasso. Che libro è, meglio? È Faust. Legge lei? Non tutto. Siamo arrivati alla notte di Valpurga. Fossi stata in te, avrei aspettato ancora un paio d'anni. Non conosco un altro libro in cui abbia trovato tante cose splendide. Perché non avrei dovuto leggerlo? Perché non lo puoi capire. Ma questo non puoi saperlo, ma... Mi rendo conto di non riuscire sempre a cogliere gli aspetti più sublimi. Ma lo leggiamo sempre insieme? Così è più facile capire. Tu sei grande abbastanza, vecchio, per sapere che cosa ti può essere utile e che cosa invece può farti del male. E dunque fa come ti senti di fare. Sarò io la prima ad esserti grata se non mi darai mai motivo di proibirti qualcosa. Volevo soltanto farti notare che anche le cose migliori possono avere effetti dannosi quando non si ha ancora la maturità per comprenderle nel modo giusto. Io preferirò sempre porre la mia fiducia in te che in qualsiasi norma pedagogica. Se avete ancora bisogno di qualcosa, ragazzi, vieni pure a chiamarmi, Melchior. Sono in camera mia. Tua madre alludeva all'episodio di Margherita. Come se il significato del Faust stesse tutto in quell'infamia. Sembra che tutti non guardino l'altro che a questa storia. Ci sarebbe da credere che il mondo intero giri tutto intorno al sesso. La verità? Questa è proprio la mia impressione da quando ho letto il tuo scritto. Mi è capitato tra i piedi durante i primi giorni di vacanza. Io ho sbarrato la porta e mi sono buttato su quelle pagine di fuoco come una civetta svegliata di colpo vola attraverso una foresta in fiamme. Credo di aver letto quasi tutto ad occhi chiusi. Le tue spiegazioni mi sono risuonate all'orecchio come una catena di oscuri ricordi, come una canzone che uno ha canticchiato tra sé da bambino e in punto di morte, col cuore in gola, sente intonare ad un altro. Più di tutto mi ha sconvolto quel che tu scrivi delle ragazze. Io mai mi libererò di questa impressione. Credimi, Melchior. Dover subire quel torto è più dolce che farlo. Essere innocenti e dover subire un torto così dolce a me sembra il colmo della felicità terrena. La donna, Melchior, gode come un dio del cielo. La soddisfazione dell'uomo in tutto questo io me la immagino invece pallida, insipida. Tu immaginatela come ti pare, ma tienitela per te, io preferisco non immaginarmi. Melky! Melky!
arrivata Daina, come sta? Ma ancora non migliora. Pensa, Bella, questa notte è stata da lei la cicogna e le ha portato un bambino. Un bambino? Un bambino? Ecco perché l'influenza non se ne andava mai. Un bellissimo bambino. Devo andare a vedere, mamma. E così sono diventata zia per la terza volta. Zia di una femmina e di due maschietti. Che maschietti? Queste sono cose che succedono quando si abita così vicino al tetto della chiesa. Per due anni domani è salita in abito bianco sui gradini dell'altare. Quando l'ho portato? No, era appena volata lì. Aspetta, mettiamo pure lì davanti. Ma perché non ci sei andata un po' più presto, mamma? Io credo che abbia portato qualcosa anche per te, una spilla o qualcosa del genere. È proprio un peccato. Guarda che ti sto dicendo che ti ha portato una spilla. Di spille ne ho tante! Ma vabbè, bambina mia, dovrei accontentarti. Ma che cosa vuoi ancora? Oh. Quello che morirei dalla voglia di sapere se è entrata dalla finestra o dal camino! Dovrai chiederlo a Ina. Eh sì, devi proprio chiederlo a lei. Ina ti dirà tutto. Ha parlato con la cicogna per una buona mezz'ora. Quando scendo glielo chiese. Lo dimenticate, non ci ho detto della mamma. Interessa molto per me sapere se è entrata dalla finestra o dal camino. Non sarà meglio chiederlo allo spazzacamino. Lo spazzacamino deve saperlo meglio di tutti se è entrata dalla finestra o no. No, Bella! Non allo spazzacamino! Allo spazzacamino no! Cosa vuoi che ne sappia lui della cicogna? Sa le sciocchezze che sarebbe capace di raccontarti se fa magari crederci neanche lui. Cosa stai guardando? Un uomo, mamma! Tre volte più grosso di un bue! Con dei piedi che sembra due pirosi! Ma non è possibile! Guarda, esattamente una cassapanca come fosse un violino e ci suona sopra la guardia del re! Ha appena voltato l'angolo! Ecco, sei la solita bambina matta! Spaventare così la tua povera vecchia mamma che ci casca sempre! Vai a metterti il cappello! Poi io mi domando quando metterai un po' di giudizio. Io ormai non ci spero quasi più. Neanch'io, mammina, neanch'io. Il mio giudizio è proprio messo male. Ecco, ho una sorella sposata da 2 anni. Io sono diventata zia per la terza volta. E non so niente ancora di come succedono queste cose. Non arrabbiarti, mammina, non arrabbiarti. A chi altro al mondo potrei chiederlo se non a te? Per piacere, mamma, dimmelo, dimmelo, mammina mia, mammina, cara mia, mi vergogno di me stessa. Ti prego, mamma, dimmelo, non sgridarmi. Se te lo chiedo, rispondimi. Com'è che si fa? Cos'è che succede? Non puoi pretendere seriamente che a 14 anni creda ancora la cicogna! Ma non dire, bambina mia, ma che cosa ti succede? Che razza di idee ti vengono? Io non posso proprio. Ma perché no, mamma? Perché no? Non può essere una cosa così brutta se tutti ne sono così contenti. Cielo, aiutami tu, mi meriterei di essere una veste, che tu vedi tutta mia via regina. Mi vesto. E se la tua bambina esce adesso lo chiede allo spazzacamino? Ma ci devi impazzire lo spazzacamino! Vieni qui. Vieni qui, Bella, che te lo dico io. Ti dirò tutto. Non adesso però, cara, lei. La settimana ventura, quando vuoi tu, amore mio? Quando vuoi tu, mamma? Dimmelo oggi, mamma, dimmelo adesso, subito! Adesso che ti vedo così spaventata, non posso più calmarmi! Non posso prenderlo. Ma perché no, mammina? Vieni, siediti qui. Siediti qui. Io mi inginocchio qui, ai tuoi piedi, e ti metto la testa in grembo, e tu mi copri la testa col grembiule, e racconti, come se te ne fossi sola soletta in camera tua. Io non muoverò un dito, non dirò una parola, ma ne sarà tranquilla e buona.
qualsiasi cosa succeda. Il cielo sa che io non ne ho colpa, eh. Io mi conosco. Vieni qui, Vendra. Io ti racconterò come sei venuta al mondo. Dunque, ascolta. Vendra. Ti ascolto. No, non è possibile. Io non mi posso prendere questa responsabilità. Ma mi meriterei che mi cacciassero in prigione, che mi portassero via. Fatti coraggio, mamma. Allora, ascolta. Oddio, oddio. Era meglio un bambino? Mi segui, Vendra? Ma non resisto più! Per avere un bambino bisogna l'uomo che si è sposato amarlo. Amarlo, dico, come si può amare soltanto un uomo. Così tanto, ma con tutto il cuore, come non è possibile dire. Bisogna amarlo, Vendra, come tu alla tua età ancora non puoi amare. Ecco, adesso sei. Gran Dio del cielo. Ora sai quali prove ti attendono. E questo è tutto. In verità di Dio. Oh, vai via, adesso via. Prendi certo, portalo giù, Ina. Troverai la terra sopra, non mi so. Fammi vedere. I varetti, la marinaretta, i capellini in testa, no. No, questa gola è troppo corta, lei. Mamma, l'hai già comprata la carne per il pranzo! Oh, ti benedica e ti protegga. Vorrà dire che te la allungherò con dei volanti. Hai detto Desdemona, le preghiere della sera. Ma tu non mi sembri un tipo da paternoster? Soave creatura, contemplativa attesa del predestinato. Dolce istante di felicità quando ti incontrai per la prima volta nella vetrina del cartolaio Jonathan Schlesinger. Ancora seducenti queste membra flessuose, questa languida linea del bianco, questi seni rigonfi di giovinezza. Come ebbro di gioia dovette sentirsi il grande maestro quando l'originale gli si parava dinanzi sul divano, nel fiore dei suoi 14 anni. Anche vedo che vai a qualche porta. Che un sogno! A braccia aperte ti accoglierò per coprirti di baci fino a toglierti il fiato. Tu entri nella mia casa come l'antica signora entra nel suo castello abbandonato. Mani invisibili spalancano porte, aprono portoni e la fontana nel giardino ricomincia felice a zampillare. C'è una ragione, dolce destino. C'è una ragione. Chio uccida per frivolo capriccio, te lo dice il terribile palpito dentro il mio petto. Quello che si stringe al pensiero delle mie notti solitarie. Giuro sull'anima mia fanciulla che non è la noia a spingermi. E chi mai potrebbe vantarsi che tu gli sia venuta a noia? Ma tu mi succhi il midollo dalle ossa, tu mi incurvi la schiena, tu
rubi ai miei giovani occhi l'ultimo splendore. Tu esigi troppo da me, nel tuo disumano pudore. Troppo estenuante tu sei per me delle tue immobili membra. Tu o io? Ma alla fine quel ragazzo la sposa, il collo spezzo. E mia è la vittoria. Se dovessi numerarle tutte le donne con le quali ho combattuto la medesima lotta. La psiche di Tuman, l'ultimo dono della mia governante, l'ossuta Mademoiselle Angelique, serpente tentatore nel paradiso terrestre della mia infanzia, la bella Io del Correggio, Galatea di Losso, tutta ardente, un amore di Bouguereau, Ada di Jacob Vers, quell'Ada che per arruolare il mio harem ho dovuto sottrarre a mio padre da un cassetto segreto della scrivania, e poi Leda di Macart, tremante, fremente, trovata per caso in un quaderno di mio fratello. Sei donne, o fiorente condannata a morte, ti hanno preceduta per questo sentiero che porta al Tartaro. E questo ti sia di conforto. E non cercare con quei tuoi sguardi imploranti di accrescere all'infinito i miei tormenti. Tu non muori per i tuoi peccati, ma per i miei. Per legittima difesa, col cuore sanguinante, io mi accingo a compiere questo settimo uxoricidio. C'è qualcosa di tragico nella parte di Barba Blu. Sono certo che tutte insieme le sue sette spose uccise non dovettero soffrire quanto lui nello strangolarle ad una. La mia coscienza sarà più salda, il mio corpo più forte, quando tu, donna diabolica, non dimorerai più nella rossa imbottitura di seta del mio scrigno. Ancora tre mesetti sì e no, e la tua svelata valle di Josaphat avrebbe consumato il mio povero cervello come il sole scioglie un pane di burro. Era tempo ormai di chiedere la separazione legale. Fanciulla, perché non apri le ginocchia? Perché anche adesso, di fronte all'eternità imperscrutabile? Un solo fremito e ti farò la grazia. Un solo moto femminile, un solo accenno di lascivia, di complicità. E io ti farò incorniciare d'oro e ti appenderò sopra il mio letto. Ma ti rendi conto che è proprio la tua castità a provocare le mie dissolutezze? Guai a chi è disumano. Hai detto Desdemona le preghiere della sera. Un bacio. Bacio ancora il tuo corpo in fiore, a questi segni così infantili e turgidi, a queste ginocchia così dolcemente rotonde. E crudeli. Thank you.
giù. Voi nulla dirò, purissime stelle. Se cedendo al primo impulso vedessi il modo di porre in atto un gesto così sconsiderato e così gravido di conseguenze. Sono disposta invece, se lei lo desidera, a scrivere ai suoi genitori. Cercherò di convincervi che in questo trimestre lei ha fatto tutto ciò che poteva, fino ad esaurimento di tutte le sue forze, al punto che una severa valutazione della sua sorte non solo non sarebbe giusta, ma potrebbe anche e soprattutto rivelarsi sommamente dannosa per il suo equilibrio fisico e mentale. No, la sua pur larvata minaccia di togliersi la vita mi ha, devo dire, caro Moritz, un po' sorpresa. Il tono e il modo in cui lei tenta di addossarmi la responsabilità di un suo eventuale atroce delitto ha in sé qualcosa che potrebbe fin troppo apparire come un tentativo di ricatto. Devo confessarle che da chiunque mi sarei aspettato un comportamento del genere, tranne che da lei, che ha sempre saputo ciò che un uomo deve a se stesso. Sono però estremamente convinto che lei agito sotto l'impressione del primo terribile momento
senza poter rendersi ben conto di quel che stava facendo. Spero pertanto vivamente che queste mie parole la raggiungano in condizioni di spirito già più serene. Accetto le cose che mi stanno. È mia opinione che sia inammissibile giudicare un giovane dalle sue pagelle scolastiche. Abbiamo fin troppi esempi di pessimi alunni diventati uomini eccellenti e all'opposto di ottimi alunni che non hanno poi dato nella vita una particolare prova di sé. In ogni caso, le do la mia assicurazione che la sua disavventura, per quanto mi concerne, nulla potrà mutare nei suoi rapporti con Vecchio. Sarò sempre molto lieta di vedere il mio figlio che comunque il mondo lo voglia giudicare ha saputo attivarsi anche nella mia piena sicurezza. Testa alta e petto in fuori, dunque, caro Moritz. Crisi di questo o di quel genere capitano a ciascuno di noi e bisogna saperle affrontare e superare. Se ognuno dovesse subito ricorrere al pugnale o al veleno, ben presto non ci sarebbero più esseri umani a questo mondo. Chi ha presto sue notizie e accoglie i saluti che con il mio dato affetto le manda la sua materna amica Fanny Capo. No! No! Perché sei scappata via dalla stanza? In cerca di Violette. Perché la mamma non mi vede sorridere. E perché non riesci più a tenere la bocca chiusa? Non lo so. Proprio non lo so. Non trovo le parole. Oh, il sentiero è un tappeto di velluto. Non un sassolino, ma una spina. I miei piedi non toccano nemmeno il terreno. Che sonno leggero questa notte. Erano qua. Dolci violette. Non preoccuparti, mammina. La metterò, la tonaca lunga. Zio, venisse qualcuno qui buttare le braccia al cuore e raccontare. Via, 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 io non voglio più piangere, io non voglio più pensare al mio funerale. Una lapide è difficile che me la mettano. Avrei tanto desiderato un'urna di marmo, bianca come la neve, su un piedistallo nero di lava. Almeno lui si è mostrato clemente.
invece è rimasto bello. Il paesaggio è dolce come una ninna nanna. Mi ha voltato le spalle con indifferenza. La nebbia si dirada. La vita è una questione di gusto. E questo qualcosa? Ilse! Ma stai cercando? Ma perché mi spaventi così? Cosa hai perso? Si può sapere perché mi spaventi così? Vengo dalla città. Sto andando a casa. Non lo so quel che ho perso. Allora non ti serve cercare. Oh Cristo, Cristo! Sono 4 giorni che non torno a casa. Silenziosa come una gatta. Perché sulle scarpette da bando? Che sogno che farò mio padre? Che vieni come fino a casa mia? Dove sei stata sempre in giro? Nella Priapia. Priapia? Da Noel, Ferendorf, Padischi, Ram, Clems, Fühle. Da tutti quelli che ho potuto. Che sei santi che farà? Gli hai fatto da modella? Ferendorf mi ha dipinta come una santa stilita. In pietra, su capitano Corizio. Ferendorf, te lo dico io, è matto completo. L'ultima volta gli ho passato un tubetto di colore. Lui allora si pulisce i pennelli dei miei capelli. Ma io gli mollo una sberla e lui mi rovescia in testa la tavolozza. Io gli ribalto il cavalletto e lui mi corro dietro con il poggiavano. Scavalcando divano, tavolo, sedia, per tutto lo studio. Dietro la stufa trova uno schizzo, fai il buono o lo straccio! E lui promette l'armistizio e poi comincia con una furia. Oh, terribile! Ti dico terribile! A baciarmi, a coprirmi l'immagine per tutto! Per tutto! Dove dormi quando resti in città? Ieri siamo stati da Nole, l'altro ieri da Bojokic, domenica da Economopolis. Da Padischi c'era anche lo spumante! E poi la ragazza aveva venduto il suo prestato! Adonare, ha bevuto nel portacenere, Lenz ha cantato l'infanticida e Adonare ha finito con rompere la chitarra! Io ero così ubriaca! Hanno dovuto portarmi a letto di peso! E tu vai sempre a scuola, poi? Finisco con la fine del trimestre. Fai bene. Come passa in fretta il tempo quando si fanno dei soldi? Te la ricordi quando giocavamo ai banditi? Vendola Bergman, tu, io e tutti gli altri. Quando venivate da noi la sera a bere il latte di capra appena muto. Cosa fa Vendola? È dall'inondazione che non le vedo. E il McGavon ha sempre quell'aria seria. Durante l'ora di canto eravamo l'uno di fronte all'altra. È il filosofo. Vendola Bergman è venuta da noi una volta. Ha portato a mia madre delle conserve fatte in casa. Quel giorno stavo posando per Isidore Landauer. Gli stavo per una Vergine Maria, madre di Dio, col bambinello. È un imbecille. E fa anche un po' schifo. E poi è una banderuola. Ma sei bevuto? Da ieri sera abbiamo trincato come ore. Sono tornato a casa alle 5 del mattino che non stavo in piedi. Basta guardarti in faccia, Moritz. C'erano anche ragazze. Arabella, la ninfa andalusa. L'oste ci ha lasciato soli con lei per tutta la notte. Ma basta guardarti in faccia, Moritz. Io non ce l'ho mai quell'aria bevuta. Il carnevale scorso, per 3 giorni e 3 notti, non sono andata a letto. E non mi sono neanche sfogliata. Dal ballo mascherato al caffè. A mezzogiorno al Bella Vista, alla sera al Tinkle Toggle e poi via di nuovo il ballo mascherato. C'era anche Lena e anche Iola, la cicciona. La terza notte mi ha trovata Eri. Ti stava cercando? È inciampato nel mio braccio. Ero traiata nella neve che dormivo. Così sono andata da lui. Per 15 giorni non sono uscita da casa sua, un periodo orrendo. Alla mattina. Oh,
Dovevo mettermi sulla sua vestaglia persiana e la sera girare per la stanza con un vestito nero da paggetto, pizzi bianchi al collo, a ginocchio, alle maniche. Ogni giorno mi fotografava. Sempre cose diverse. Una volta da Arianna contro lo schienale del sofà, una volta da lei, una volta da Ermene e una volta a quattro zampe come una pocodano serpente. Intanto non faceva che blaterare di ammazzamenti, sparatorie, suicidio, ossido di carbonio. Un giorno, era mattina presto, a letto, ha preso la pistola, l'ha caricata tutta e me l'ha puntata al petto, così! Se sbatti le ciglia ti sparo! L'avrebbe fatto, Moritz, l'avrebbe fatto! E poi si è messo una pistola in bocca, come una cervotana! Stimola lo spirito di conservazione! E poi... Ma... questo Heinrich è ancora vivo? Che ne so? Sopra il letto, fissato al soffitto, c'era uno specchio. Lo studio sembrava altissimo e luminoso come un teatro d'opera. Ci si sentiva come pendere dal cielo. La notte faceva dei sogni spaventosi. Oddio, Dio, tocca la mamma sul mattino, tutta la mattina.
Grazie.